La legge di attrazione, radicata nella legge della vibrazione, afferma che attiriamo ciò che inviamo nell'universo attraverso i nostri pensieri ed emozioni. La nostra mente è uno strumento potente, in quanto possiamo cambiare e alterare le nostre vibrazioni energetiche attraverso i nostri pensieri e sentimenti, attirando e manifestando esperienze in armonia con le nostre vibrazioni dominanti. Pensate a un diapason, a due diapason. Quando uno viene colpito, vibra e produce onde sonore che fanno vibrare il secondo diapason della stessa frequenza e producono lo stesso suono. Questo è noto come risonanza. Allo stesso modo, quando pensiamo a un certo pensiero o sentiamo una certa emozione, stiamo trasmettendo energia attraverso la vibrazione a ciò che ci circonda e altre cose, persone ed esperienze che vibrano nella stessa frequenza saranno attratte da noi. Albert Einstein una volta parlò di azione spettrale a distanza. Il concetto che un oggetto può essere spostato, modificato o altrimenti influenzato senza contatto fisico da un altro oggetto. Questo è esattamente il modo in cui funziona la legge della vibrazione. Qualunque energia inviamo all'universo, la attireremo nelle nostre vite. Tuttavia, semplicemente lavorare sodo sui nostri obiettivi o dedicare ore extra potrebbe non essere sufficiente se la nostra vibrazione non è in linea con i nostri obiettivi e desideri. Un gruppo di scienziati russi una volta ha condotto un esperimento in cui una mamma coniglio è stata separata dai suoi bambini e tenuta in un sottomarino nelle profondità del mare, mentre i bambini sono stati tenuti in un laboratorio a migliaia di chilometri di distanza. La mamma coniglio fu collegata ad apparecchiature per misurare le onde cerebrali e quando uno dei coniglietti fu ucciso, le onde cerebrali del coniglio madre sono andate in tilt esattamente nello stesso momento. Questo esperimento ha dimostrato che anche se la madre coniglio e i bambini erano a migliaia di chilometri di distanza, le loro vibrazioni erano sincronizzate. Quando la nostra vibrazione è in allineamento con l'ordine che mettiamo con l'universo, le cose arriveranno automaticamente a noi e senza intoppi. Ma quando le cose non sembrano muoversi a nostro favore, può essere un segno che la nostra vibrazione energetica non è in linea con i nostri desideri. È importante essere consapevoli dei nostri pensieri ed emozioni e lavorare attivamente per spostarli a una frequenza più elevata. Gli scienziati hanno condotto un altro studio in cui hanno diviso i giocatori di basket in tre gruppi. Un gruppo di controllo che non ha fatto nulla, un gruppo che ha praticato fisicamente il tiro e un gruppo che ha solo visualizzato il tiro. Dopo alcune settimane, lo studio sui giocatori di basket dimostrò che coloro che praticavano tecniche di visualizzazione miglioravano le loro capacità di tiro tanto quanto quelli che praticavano fisicamente ogni giorno. Questo evidenzia il potere della mente e come i nostri pensieri ed emozioni possono manifestarsi nella realtà. La legge della vibrazione e la legge di attrazione lavorano mano nella mano. Quando le nostre vibrazioni energetiche sono in armonia con ciò che desideriamo, lo attiriamo automaticamente nelle nostre vite. Tuttavia, non è sempre facile mantenere quella vibrazione, specialmente quando siamo circondati da energia ed emozioni negative. Lo studio sull'amigdala, il centro emotivo del cervello, mostra che le nostre emozioni possono influenzare le emozioni degli altri. Ciò significa che se siamo timorosi e ansiosi possiamo attirare la negatività nelle nostre vite. Quindi, come possiamo usare la legge della vibrazione per manifestare la vita che desideriamo? La chiave è allineare i nostri pensieri e sentimenti con ciò che vogliamo. Abraham Hicks disse una volta: «La maggior parte di noi non è fisica. Ciò significa che i nostri pensieri e le nostre emozioni sono importanti quanto le nostre azioni fisiche. Per manifestare i nostri desideri, dobbiamo agire come se fossero già stati soddisfatti e sentire le emozioni ad essi associate. Questo aiuterà a colmare il divario tra il nostro mondo interiore e il mondo esterno e portare i nostri desideri in realtà». Fondamentalmente, manifestare i tuoi desideri usando la legge della vibrazione comporta 5 passaggi che ti aiuteranno ad aumentare la tua vibrazione e ad attirare ciò che vuoi nella tua vita.
Il primo passo è stabilire le tue intenzioni. È essenziale essere chiari e specifici su ciò che si vuole manifestare. Le persone hanno spesso intenzioni vaghe, il che invia messaggi contrastanti all'universo. Se il tuo desiderio è quello di fare soldi, ad esempio, sii specifico sull'importo che desideri. Quando sai esattamente cosa vuoi, puoi inviare un messaggio coerente all'universo e attirare ciò che desideri. Il secondo passo è usare la visualizzazione per aumentare le vibrazioni. La visualizzazione è un potente strumento che aiuta ad allineare la tua vibrazione con i tuoi desideri. Quando visualizzi ciò che vuoi, la tua mente non può distinguere tra ciò che è reale e ciò che è immaginato. Questo è il motivo per cui la visualizzazione è un modo efficace per aumentare la tua vibrazione e manifestare i tuoi desideri. Ricorda sempre, la tua mente rende reale ciò che visualizzi. Il terzo passo è aumentare la vibrazione attraverso le emozioni. I pensieri da soli non bastano a manifestare i tuoi desideri. Devi anche sentirli con le tue emozioni. Senza emozioni nulla si muove. Ad esempio, quando visualizzi ciò che vuoi, associa i tuoi sentimenti ed emozioni ad esso. Sentiti come se avessi già successo, sentiti come se avessi già raggiunto i tuoi obiettivi e stessi vivendo in questo momento i tuoi sogni. Questo aiuterà ad intensificare la vostra vibrazione e portare i vostri desideri nella realtà. Il quarto passo è credere nel processo. Fidarsi e credere nella legge della vibrazione è essenziale per manifestare i vostri desideri. Quando credi senza dubbio di poter manifestare ciò che vuoi, agirai verso di esso. Ad esempio, se credi senza dubbio che sarai promosso al lavoro, lavorerai per questo. Quindi credi nel processo. Il quinto passo è rilassarsi ed essere aperti a ricevere. È importante lasciare andare qualsiasi ossessione o attaccamento al risultato e avere fiducia che l'universo ti porterà ciò che desideri. Sii aperto a riceverlo in modi inaspettati e nel momento perfetto. Pensa alla coltivazione delle piante. Tutto quello che devi fare per farla crescere è fornirgli un terreno adatto, annaffiarlo ed esporlo alla luce del sole. Non puoi affrettare il processo di crescita della pianta. Pensaci sempre. Fai solo quello che devi fare. E poi lascia andare e lascia che l'universo te lo consegni. La legge della vibrazione non è solo un concetto scientifico, ma anche spirituale. È un promemoria che non siamo separati dall'universo, ma piuttosto parte integrante di esso. I nostri pensieri e le nostre emozioni non sono solo eventi casuali, sono energia che inviamo e quell'energia attrae un'altra energia simile. È un promemoria che siamo co-creatori della nostra realtà e che abbiamo il potere di plasmare le nostre vite. È importante ricordare che la manifestazione non è un evento una tantum, è un processo continuo che richiede uno sforzo costante e consapevolezza di sé. Usa il potere dell'intenzione. L'intenzione è un potente rasoio vibrante. È l'energia dietro i nostri pensieri ed emozioni. Quando stabiliamo un'intenzione, allineiamo le nostre vibrazioni con essa e attiriamo esperienze che si allineano proprio con quell'intenzione. Se la tua intenzione è quella di trovare l'amore, attirerai esperienze che si allineano con quell'intenzione. Ricordate, abbiamo il potere di modellare la nostra realtà ed è nostra responsabilità prendere in carico le nostre vibrazioni e allinearle con i nostri obiettivi. Essendo consapevoli dei nostri pensieri ed emozioni e stabilendo intenzioni, impegnandoci in pratiche che aumentano le nostre vibrazioni, possiamo finalmente manifestare la vita che desideriamo.